Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nerazzurra. O meglio, ricordiamolo, buon pomeriggio. Io ho cambiato location perché ho cambiato casa. Però detto questo, ragazzi, oggi è una giornata speciale. Oggi l'Inter ha sconfitto 2-0 il Torino nella giornata della festa scudetto. È un momento stupendo. Noi ora parliamoci chiaro. Ci dobbiamo godere questo momento. Ora lo so che tutti ritorneranno a parlare di mercato, ritorneranno a parlare di tutte queste cose qui. Onestamente, ora noi dobbiamo goderci questo momento qui, perché questo è un momento unico, è un momento stupendo. Oggi, oltretutto, tra 2 ore, io sarò lì in Piazza Duomo, dove la squadra si dirigerà dallo stadio di San Siro con il Pullman. Ci sarà una grande festa nelle vie di Milano, ci sarà grande voglia di festeggiare, ci sarà grande entusiasmo, quindi non do ci dobbiamo godere il momento. Parlare della partita di oggi, onestamente, non ha grande senso. Sì, ora tutti parleranno dell'episodio dell'espulsione. Oltretutto, oggi per la prima volta c'era un arbitro donna. Ora non è un problema di sesso, ho commesso un po' un errore perché secondo me non era da cartellino rosso, ma cioè, di che parliamo? Di che parliamo? Cioè, tutti quelli che parlano degli arbitri continuano a farmi sorridere perché i numeri non sono opinabili, i numeri non dicono mai bugie. L'Inter ha 19 punti più della seconda in classifica. 19 punti. 19 punti, 19 punti, 19 punti, 19 punti, ripetiamolo alla Sgarbi, 19 punti. Di che parliamo? Di che parliamo? Poi, oltretutto, questa era una partita di seconda fascia, era quasi come una partitella estiva. Il Torino ha tenuto botta un tempo, poi sì, naturalmente l'espulsione gli ha cambiato la partita, ma anche per il Torino questa era una partitella estiva praticamente, perché il Torino è una squadra che può dormire sonni tranquilli, è in una posizione di classifica tutto sommato serena, non ha grossi obiettivi, quindi oggi non gli va a togliere una virgola la partita di oggi al campionato del Torino, così come non va a togliere una virgola al campionato dell'Inter. Ora, ragazzi, parliamoci chiaro. Bisogna puntare a due obiettivi. Allora, settimana prossima, se non ricordo male, dobbiamo andare a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E io ho questo piccolo sogno. Noi dobbiamo spingere il Sassuolo in Serie B. Sì, perché ragazzi, ricordatevelo, io non mi sono dimenticato di quell'ignobile teatrino di 2 anni fa. Non me lo sono dimenticato, non ho scaricato le responsabilità sul Sassuolo, perché parliamoci chiaro, il Sassuolo 2 anni fa, all'ultima giornata contro il Milan, praticamente non si è presentato in campo, gli ha steso il tappeto rosso fin dal primo minuto, però quello scudetto l'ho già ribadito più volte e lo ribadisco anche oggi in un momento straordinario come quello, l'ha buttato via l'Inter, perché l'Inter era molto più forte del Milan e doveva vincere quello scudetto lì. Però io non mi ricordo, non mi dimentico l'atteggiamento del Sassuolo che dopo 10 minuti era già sotto di 2 gol. Perché si può perdere, puoi perdere, oltretutto al Milan bastava anche un pareggio in quell'occasione lì. Però ti devi sempre dare il 100%. Io mi ricordo il Siena nell'anno del triplete, il Siena era già matematicamente retrocesso all'ultima giornata contro l'Inter che si giocava lo scudetto, diede non il massimo, di più. Ci fece una paura micidiale, mi ricordo ancora quel cross, se non ricordo male, di Rosi, che tra l'altro era un terzino di proprietà della Roma, fece partire quel cross che sfiorò il palo, cioè ci fece passare dei momenti tutt'altro che facili, a differenza del Sassuolo di 2 anni fa. E quindi se li dovessimo battere, li dovessimo spingere in Serie B, sarebbe una soddisfazione stupenda. Questo è il primo obiettivo. Secondo obiettivo, dobbiamo superare i 97 punti di Mancini. Questo è il nuovo obiettivo dell'Inter, al di là di questa piccola soddisfazione, perché il Sassuolo non me ne frega niente, però
Andrei anche a giocare a Reggio Emilia con la seconda squadra. Se però quelli non si fossero comportati in quella maniera vergognosa 2 anni fa. Allo stesso tempo dobbiamo superare quota 97 punti, che sono i punti che ha fatto l'Inter di Mancini nella stagione 2006-2007. Tutti ci dicevano, potete fare oltre 90 punti solo quando il Milan è penalizzato e la Juventus è in Serie B. Io ricordo a tutti, quest'anno il Milan e la Juventus sono partite da 0 punti, non c'è stata nessuna penalizzazione, erano entrambe partite con l'obiettivo di vincere lo scudetto e lo scudetto l'hanno visto col cannocchiale. Lo dico anche perché, ok, quelli che parlano troppo tutto il tempo di arbitri, mi potete dire cortesemente l'Inter a chi avrebbe danneggiato l'Inter? Chi sarebbe il danneggiato dalle numerose decisioni arbitrali a favore dell'Inter? Mi dite chi è il danneggiato? Perché se mi dite che il danneggiato è il Milan, mi butto per terra dalle risate. Se mi dite che la Juventus, mi vado in bagno perché non riesco a trattenere le altre. Quindi, cioè, ragazzi, cortesemente, di che parliamo? Un campionato senza storia. Oggi, oltretutto, ha segnato 2 gol Çalhanoğlu, doppietta di Çala, che oggi mi auguro che non risponda per le rime a quelli là. Anche se avrebbe tutto il diritto di farlo, perché non penso si sia dimenticato di quello che gli hanno detto 2 anni fa. Non penso che se ne sia dimenticato e, istintivamente parlando, avrebbe tutto il diritto di reagire. Allo stesso tempo, però, ragazzi, non dobbiamo cadere nel loro tranello. Non dobbiamo cadere nel loro stesso errore che 2 anni fa ci dedicarono 250 cori contro. Se tu, quando nel momento in cui festeggi e vinci, decidi di passare tutto il tempo della tua festa, tutto il tour, tra virgolette, del pullman, a dedicare più cori ai tuoi avversari che a te stesso, è una diretta ammissione di inferiorità. Perché se sai di essere più forte, non festeggi come ha festeggiato il Milan 2 anni fa. Se sai di essere davvero il più forte, se sai invece di essere inferiore, sai che hai vinto perché si sono incastrate 2000 situazioni, festeggi come hanno festeggiato quelli lì. Noi dobbiamo festeggiare diversamente, dobbiamo cantare cori per l'Inter, non dobbiamo fare cose volgari. Mi auguro che i giocatori siano sufficientemente intelligenti dal non cadere in queste trappole preparate dai media, però sono ben contento perché questi ragazzi si meritano tutti gli applausi e tutto l'affetto del mondo perché sono in testa dalla prima giornata. Quest'anno hanno sterminato un campionato, cioè un campionato morto da febbraio, sepolto, ma morto già da settembre. Da quel derby vinto 5-1 si vedeva quale sarebbe stato il percorso, il destino di questa squadra. Ora poi parleremo a tempo debito di calciomercato, di tutte le possibili operazioni. Ma c'è davvero da essere fieri di questa Inter. Ora, ragazzi, permettetemi di andare in Duomo, vado, riprendo se trovo l'occasione anche pubblico, ma è giusto godersi il momento perché è un momento memorabile. Un saluto e forza Inter!